Allora, in pratica sto facendo autostop. Io il mio zaino e il diario che si è bagnato. Mi trovo a... non lo so dove mi trovo, questo è Chinatown. In pratica qua ci sono dei casinò dove i cinesi e i thailandesi vengono a giocare. Io ora sto in Laos, cioè questo è Laos, però è pieno di birmani, cinesi, thailandesi. Ed è una zona ricca perché ci sono BMW, Audi, Porsche. Ecco una Porsche. E non lo so dove sto, non lo so dove andrò a dormire. La mia idea era di prendere una barca per Luang Prabang. Però sto in Laos, questo è sicuro. Ninglava! Lui era un birmano. E quindi... dai, caricami! Finto autostop. Hi! I want to go to... it's 5 km to here, to Antong. You don't know? I show you the place? Timodong. I show you. Ah, che forse ho convinto una persona a caricarmi. Sì, ci siamo. Sta girando. Ah, benissimo. I put the bag on the back. Yes, super. Che macchinona. Eh sì, you have air conditioner inside this amazing car. You are from Laos or Thailandia? Lao, Thai o Burma? You. Non lo so dove sto, non lo so dove mi porterà, gli ho fatto vedere, ma non parla inglese, non parla laotiano, thailandese, niente. Io non conosco nessuna lingua oltre all'italiano e asach pur malamente, quindi non lo so dove sto, te lo giuro. Yeah, well done! Cioè in pratica mo mi trovo qua con nessuno che parla inglese e devo cercare un posto dove dormire. Però prima devo mangiare. Qui non ci sono guest house, hotel, non c'è niente. Devo capire come fare, pure perché è una certa ora. Quindi o aprirò la tenda, oppure devo convincere qualcuno ad ospitarmi. Quindi metto la tenda qui. In pratica mi hanno offerto questo giardino, chiamiamolo giardino, fuori un ingrosso cinese. In più mi hanno regalato un pacchetto di sigarette cinesi, un accendino e una bottiglietta d'acqua. Gentilissimi.